Lotti Francesco. Si accomodi, prego. Presidente, ecco, il discorso telecamere è importante per i testi che sentiamo oggi per tutti, se lei può ricordare. Ricordatemelo se io me ne dimentico. Lei autorizza la ripresa televisiva e fotografica? No. No. Quindi, signori, siete avvertiti, non riprendete il testo. Non devo ripetere ciò che ho già detto. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuol dare generalità, per cortesia, signor Lotti. Francesco Lotti, a Firenze il 17 aprile 1961. Residente? A San Mercatale Val di Pesa, comune di San Casciano. Risponda per cortesia alle domande del pubblico ministero. Signor Lotti, una domanda brevissima. Mi rendo conto che ricordare certi fatti non è piacevole, ma ne sono costretto. Signor Lotti, sua moglie le ha mai raccontato di episodi che particolari che le erano successi quando ancora non era sposata con lei? Mi ha raccontato nel 1986 che era fidanzata con un signore e appartatasi vicino al cimitero di San Casciano, accaduto un episodio per il quale a un certo punto, vista da parte di questo signore una figura al finestrino, lui in tutta fretta dice scappiamo, scappiamo, c'è una persona. Mia moglie poi mi ha riferito in quegli attimi di panico di aver visto solo un'immagine bianca al finestrino e nient'altro. Questo è quello che so io dell'episodio. Particolari diversi se sua moglie o la persona che era con lui successivamente le aveva detto chi era questa persona, se l'aveva riconosciuto? Questo assolutamente non gliel'ha detto. Se questa persona aveva un braccio fasciato? Lo ripeto, signor pubblico ministero, solo il discorso dell'immagine bianca al finestrino. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati particolari, avvocato Pellegrini. Lei ha detto che sua moglie gliel'ha riferito questo nell'86? No, perché non la conosceva a quell'epoca. Allora ci può spiegare meglio quando glielo ha riferito? Me l'ha riferito successivamente, quando c'è stato l'episodio della nostra convocazione in procura. E cioè? Faccia conto il febbraio di quest'anno. Ecco. E l'episodio riferito da sua moglie quando lo collocava nel tempo? 1986. Okay. Grazie. Non sono stato molto attento perché mi hanno distratto. Avvocato Bevacqua. Per un attimo soltanto. Senta, questa circostanza di questa vicenda che le è stata riferita dalla moglie, le è stata riferita quanto tempo fa? 4-5 mesi fa, perché 4-5 mesi fa, ecco. Non c'è stato motivo di parlarne assolutamente. Ecco, certo. Senta, e sua moglie le ha detto come era sorto questo problema? Perché era sorto, cioè come mai era stato... Lei è stato chiamato dai carabinieri, dalla polizia, dalla procura della Repubblica? Di straforo, perché avevo accompagnato mia moglie, quindi sono stato sentito anch'io sull'episodio, ma... Ecco, lei quando ha accompagnato sua moglie sapeva di questa vicenda? Certo. Ecco, sua moglie le aveva detto che lo Iandelli le aveva telefonato quanto tempo prima? Non lo so, non mi ricordo, pochi giorni prima. Ecco, quindi questa telefonata dello Iandelli a sua moglie, o questo colloquio, sì, fra sua moglie e lo Iandelli, data qualche giorno prima, certo, della data in cui lei ha reso l'interrogatorio al dottor Vigna. Sì. Giusto? Sì. Che lei l'ha reso l'interrogatorio nel febbraio di quest'anno, 23 febbraio 23 di quest'anno. Febbraio, sì, esatto. Quindi sua moglie aveva ricevuto una comunicazione, era stata contattata, aveva avuto, certo, un colloquio, sia pure telefonico, col signor Iandelli qualche giorno prima del febbraio. Certo. Vero? Certo. Confermo questa circostanza. Certo. Grazie. Nero conoscenza. Grazie. Domande ulteriori al nessuna testo? Nessuna, grazie. Può andare, grazie, buongiorno.